Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale del TG Più. Apriamo questa edizione con una notizia fresca fresca, visto che intorno alle 18 è previsto a Vicenza l'arrivo del sottosegretario Pierpaolo Baretta. Il sottosegretario all'economia e alle finanze è atteso in via Thaon di Ravel in Villa Lates, dove parteciperà ad un incontro sulle banche popolari venete. All'appuntamento parteciperanno anche il docente di Scienza delle Finanze dell'Università di Padova, Luciano Greco, e l'editore di Venezia Post, Filiberto Zovico. In attesa dell'arrivo di Baretta, all'esterno di Villa Lates sono già schierate molte forze dell'ordine. E passiamo ora a parlare della Miteni, visto che la RSU Miteni ha convocato per domani, sabato 22 luglio, alle ore 11, una conferenza stampa in prossimità dell'ingresso dello stabilimento Miteni di Trissino per far chiarezza sulla situazione aziendale. Questo solo per spiegare anche le condizioni in cui versano i dipendenti. E ora un piccolo spot pubblicitario. Vicenza più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre. Aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza più Freedom Club. Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Ben trovati in studio. Parliamo ancora del torrione di Porta Castello che diventerà proprietà del comune di Vicenza e vorrebbero farlo vivere allestendo al suo interno un museo di arte moderna e contemporanea. Noi abbiamo sentito i vicentini, cosa ne pensano? Il torrione di Porta Castello diventerà proprietà del comune di Vicenza e si farà vivere questo torrione con un museo di arte moderna e contemporanea. Noi abbiamo chiesto ai vicentini come hanno accolto questa proposta. Diventerà proprietà del comune e verrà fatto un museo di arte contemporanea. Cosa ne pensate? Se fanno qualcosa a favore della cultura va sempre bene, quello sicuramente. Comunque si è sviluppata abbastanza qui a Vicenza, con mostre, con apertura dei musei, insomma qualche cosa si sta migliorando, diciamo. Sì, anche se è una città piccola, non è una Perché città noi non grande siamo del di Vicenza. Veneto. Sì, può essere una cosa positiva, anche per una continuità del Corso Palladio, di tutte le opere artistiche che ci possono essere, che arriviamo fino a Ponte Castello. Mi pare una cosa positiva. Sì, così hanno detto, sì, speriamo che sia vero, perché qua ne raccontano tante, signore, che non si sa poi qual è la verità. CUB Vicenza interviene sull'emergenza dei servizi anagrafici del comune di Vicenza. Cittadini imbufaliti in questi giorni, si legge sulla nota del CUB, davanti agli sportelli per le carenze organizzative ed organico del settore anagrafe del comune, comprese le anagrafi decentrate. Chiediamo, continua la nota, quali soluzioni l'amministrazione intenda porre sul piatto per risolvere queste croniche esigenze del settore anagrafe, come carenza d'organico, pessima organizzazione del lavoro e dirigenza assolutamente inesistente che non risponde ai problemi concreti posti dai lavoratori. Chiediamo
Chiediamo altresì con quale coraggio il sindaco intenda proporre il progetto Front Office in via Torino a lavoratori e alla cittadinanza, posto che gli uffici del settore anagrafe, stato civile e funerario versano in uno stato assolutamente preoccupante proprio per l'emergenza quotidiana nella quale il personale è costretto a operare. E questa era l'ultima notizia. Io vi saluto, vi do l'appuntamento lunedì con il solito TG+, e adesso un video un po' comico, diciamo. Arrivederci. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Roy, la fondazione De Morita. Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione De Morita. L'ebook a 3,99€ e il libro a 12€ li trovi su shop.vicenzapiu.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione De Morita. La cupola, se la conosci, la demolisci.